americani mi lasciano proprio sempre sbalordito. Questi hanno un livello di organizzazione pazzesco. La prossima settimana devo partecipare ad un evento che si terrà interamente online, dedicato alla curation dentro le organizzazioni per coloro che si occupano di formazione e apprendimento. È organizzato dall'E-Learning Guild, un'associazione americana dove si paga per essere membri. E tutto bene fino a qua, tutto normale. Loro mi hanno invitato, io ho accettato, abbiamo stabilito il giorno, l'orario, il titolo dell'evento, tutto a posto. Pensavo, ok, poi ci vedremo qualche giorno prima, mi solleciteranno per la presentazione. Invece niente di tutto questo. Per prima cosa il mio contatto mi ha presentato il team che si occupa dell'evento vero e proprio. Ho detto, ma vedi, c'è tutto un team, che fanno? E mi contatta una certa Karin, che mi dice che lei è la responsabile tecnica dell'evento e che vuole incontrarsi con me online per verificare che tutto sia a posto. Benissimo, Karin, ci incontriamo e lei mi mette ai raggi X, mi controlla tutto quanto, il diametro del cavo Ethernet, a quanti centimetri si trova il router, quant'è il delay, il mio microfono, la cuffia che uso, e controlla e verifica tutto quanto. Dopodiché mi ringrazia, mi saluta e mi manda un'email con tutte le informazioni che mi ha dato e con tutto ciò che riguarda l'evento. Mi manda un badge se voglio promuovere l'evento, un link se voglio condividerlo con amici, mi dà le istruzioni per partecipare all'evento, il giorno, l'ora dove mi dovrò presentare, quali sono le regole per gli speaker e come funzionano in generale i loro eventi. Ma mica finisce qua. A questo punto Karin mi ha presentato un altro membro del team che si chiama Bill. E Bill è responsabile della parte editoriale dei contenuti. Bill mi ha scritto: Robin, incontriamoci, voglio vedere cosa stai preparando per poterti dare una mano. Mazza. Bill si presenta sull'attenti, gentilissimo, mi dice letteralmente: guarda, io sono il più bravo di tutti, faccio qualsiasi cosa mi chiedi, il mio unico obiettivo è quello di rendere questa presentazione eccezionale. Ok, mo vediamo questo che vuol fare, mi sono domandato. E invece Bill si è messo realmente a mia disposizione, ha controllato tutte le slide, le ha convertite, ha messo i numeri dove servivano, ha controllato che i link funzionassero, mi ha dato dei suggerimenti su dove poter inserire delle interazioni e quando le ho inserite ha preparato dei poll, delle indagini in delle finestre, in dei pop-up che lui farà apparire in tempo reale durante la sessione. Insomma, si è dato da fare in mille modi diversi per poter migliorare piano piano la mia presentazione, incontrando un mese prima ed avendomi incontrato poi altre tre volte dopo la prima, mi ha dato la possibilità di non fare le cose all'ultimo momento, di svilupparle e rifinirle piano piano nel tempo e di avere il feedback e la conferma di qualcuno nell'organizzazione che ciò che stavo preparando fosse totalmente in linea con quello che loro si aspettavano. Quindi sono rimasto letteralmente di stucco perché mai ho visto un'organizzazione così precisa, dettagliata, attenta a tutti i particolari come in questa occasione. E quindi tanto di cappello a questi americani per come organizzano i loro eventi online e mi domando se loro organizzano così anche i loro eventi fisici, perché per quello che vedo spesso magari chi organizza l'evento neanche lui sa esattamente cosa verrà detto, cosa verrà presentato, da chi è stato invitato. Basta a volte un nome, una credenziale di prestigio e poi, voglio dire, nelle mani sue quello che ci farà. Invece mi sembra che gli americani non la vedano così e intendano coordinare, coreografare, senza togliere niente a quello che l'autore vuol dire, nel far sì che però questo venga fatto in maniera impeccabile. Tanto di cappello, America, su questo number one.